Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Sergio Manna. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, il quale vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ascoltiamo alcuni versetti tratti dal Salmo numero 25. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a liberarmi. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Volgiti a me, proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso, perché in te confido. Vogliamo raccoglierci in alcuni istanti di preghiera. Signore Dio nostro, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché da sempre e per sempre tu sei colui che libera e che salva, che apre una via davanti a chi è confuso e smarrito e ridona speranza in mezzo alla disperazione. Per questo innalziamo a te il nostro canto ed esaltiamo il tuo nome. Amen. Il testo che ci viene proposto per oggi, per la predicazione, dal nostro lezionario, si trova nel Vangelo secondo Luca, capitolo 13, i versetti da 1 a 9.
In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: «Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre di Silo e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo». Disse ancora questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: «Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno?» Ma l'altro gli rispose: «Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire. Se no, lo taglierai». Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della sua santa parola. Care sorelle e cari fratelli, ci sono grandi questioni alle quali ci piacerebbe avere una risposta, questioni che tirano in ballo Dio e la sua giustizia. Si tratta di domande che quasi sempre rimangono senza risposta. In questo episodio del Vangelo, alcuni vengono a Gesù per presentargli un caso di questo genere: il massacro dei Galilei nel cortile del Tempio da parte di Pilato, mentre presentavano le loro offerte a Dio. Un fatto che si accordava bene con il carattere di Pilato. Ma come accordarlo con la volontà di Dio ritenuto buono e misericordioso? Dopotutto essi erano venuti a offrire a Dio il loro culto. Perché Dio aveva permesso il loro massacro? È la famosa questione della Teodicea. Se Dio è buono, perché permette il male? Quasi a rincarare la dose, Gesù aggiunge un racconto di un'altra vicenda in cui non vi era stato neppure il concorso di una volontà umana omicida: il crollo di una torre che aveva ucciso 18 persone. E quanti altri racconti potremmo aggiungere noi? I bambini che muoiono di cancro, le vittime di catastrofi naturali, alluvioni, terremoti, tsunami. La domanda rimane: perché loro? Al tempo di Gesù questa domanda diventava una domanda teologica che poteva esprimersi in due modi diversi. Il primo era: quale colpa ha condotto a questa disgrazia? Il secondo era: perché Dio ha permesso che questo accadesse? E anche oggi per qualcuno sono domande che non hanno perso la loro attualità. La risposta teologica che comunemente veniva data all'epoca di Gesù era che in qualche modo ci fosse un rapporto di causa-effetto tra colpa e disgrazia, tra peccato e malattia, qualcosa di simile alla legge del karma. Si raccoglie ciò che si è seminato. E se il male ti coglie, è perché hai peccato. Pensate che si riteneva che perfino i bambini non ancora nati potessero peccare già nel grembo materno. Insomma, in fondo, ogni male era considerato come qualcosa che in un modo o nell'altro ci si era meritati. Qualcuno l'ha definita la teologia della retribuzione. Ovviamente a noi oggi questo schema di pensiero non può che apparire assurdo, ma da cappellano ospedaliero mi è capitato non di rado di ritrovarlo nelle corsie dell'ospedale, incontrando pazienti che giungevano talvolta ad attribuire una grave malattia che le aveva colpiti a delle colpe
commesse. Una cosa è certa. Gesù mette in discussione qui e altrove nei Vangeli questo tipo di teologia. Ai discepoli che gli chiederanno riguardo a un uomo nato cieco, se quella cecità fosse il frutto di una colpa propria o di suoi genitori, dirà che la colpa non era né del cieco né dei suoi genitori. E anziché fare disquisizioni teologiche, si preoccuperà di guarirlo. In questo episodio del Vangelo di Luca, in particolare, Gesù mette soprattutto in discussione la presunzione di innocenza dei suoi interlocutori, che probabilmente condividevano la teologia della retribuzione. A proposito della domanda che gli era stata posta, dice infatti: «Pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo». Certo, la risposta di Gesù non è esauriente rispetto alla domanda sul senso della sofferenza o delle disgrazie che colpiscono noi o gli altri. Ci fa comprendere però una cosa importante. Qualunque possa essere il senso di una disgrazia, ammesso che esso esista, la domanda più importante dovrebbe essere quella relativa all'impatto che essa ha sulla nostra vita. Come reagisco di fronte all'accaduto? Ogni disgrazia ci pone di fronte al senso del limite, ci confronta con il fatto che siamo fragili e a tempo, che la nostra vita può finire da un momento all'altro e che dunque, se abbiamo dei conti in sospeso con il nostro prossimo o con Dio, sarebbe meglio mettere a posto le cose al più presto, oggi, non domani, perché quel domani potrebbe non arrivare. È in questo senso, dunque, che va compreso il richiamo di Gesù al ravvedimento. Gesù rifiuta la teologia della retribuzione e non mette in relazione diretta le disgrazie che colpiscono gli esseri umani con il loro peccato, in un rapporto di causa-effetto. Perché la risposta di Dio al peccato generalmente non è la disgrazia, bensì l'invito al ravvedimento, alla conversione. Ed è in tal senso che va letta anche la parabola del fico raccontata da Gesù. Una parabola che ci mostra il prevalere della misericordia e della pazienza di Dio sul suo giudizio. Dio accetta di aspettare, di prendere tempo, e non è tempo perso. 3 anni di attesa per il fico che non porta frutto sono in fondo un tempo congruo. Nella parabola, in un primo momento il padrone vorrebbe tagliarlo, ma poi decide di dare ascolto al vignaiuolo che intercede per il fico. Ci si può chiedere se in tale parabola il vignaiuolo rappresenti il Cristo. Probabilmente sì. Ma in fondo ciascuna e ciascuno di noi è invitato a diventare quel vignaiuolo che intercede. Probabilmente nel corso della nostra vita si alternano momenti nei quali ci sentiamo come il fico sterile, ad altri momenti nei quali ci sentiamo stimolati a diventare come il vignaiuolo. E il vignaiuolo che intercede non si limita a pregare il suo Signore di non estirpare la pianta. Ha speso tempo ed energie per prendersene cura e continuerà a farlo. Farà tutto il possibile perché quella pianta possa portare frutto. E così dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso il nostro prossimo, perché non basta preoccuparsi per gli altri. Bisogna anche che impariamo ad occuparcene, a prendercene cura, come fa il vignaiuolo con il fico. John Wesley, fondatore del metodismo, divideva in 2 categorie le discipline spirituali. Da un lato le opere di pietà, la preghiera, lo studio biblico, il culto, i sacramenti. Dall'altro le opere di misericordia,
cioè tutto ciò che riguardava la cura del prossimo. Tutte e due queste dimensioni erano da lui ritenute indispensabili nella vita dei credenti. Quando questo c'è, quando la cura del prossimo è parte importante del nostro servizio a Dio, allora anche la domanda sulla Teodicea può trovare qualche volta una risposta soddisfacente. Quando qualcuno chiede: dov'è Dio nelle disgrazie, nelle sofferenze, nelle guerre che colpiscono l'umanità? La risposta può essere allora che Dio è là dove ci sono delle persone pronte ad accogliere, ad ascoltare, a curare, a lenire il dolore, ad aprire nuovi orizzonti di vita. Il Vangelo infonde speranza. E anche riguardo a quelle che noi definiremmo delle cause perse, rimane ottimista. C'è speranza per il fico. C'è speranza per il fico sterile e dunque c'è speranza anche per noi e per questo mondo che sembra orientato all'autodistruzione. La pazienza di Dio concede spazio e tempo per la conversione, per il ravvedimento. Possa il Signore, che è paziente e misericordioso con noi, trasmettere a noi la pazienza e la misericordia verso il nostro prossimo, nella consapevolezza che Egli vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Amen. Vogliamo raccoglierci in una preghiera di intercessione. Signore, in questi giorni di guerra, di violenza e distruzione, vogliamo invocare la Tua pace. Tocca le menti e i cuori di coloro che hanno il potere di fermare la guerra e di favorire le vie del dialogo e della riconciliazione. Rendici capaci di testimoniare il Tuo amore mediante l'accoglienza e la cura di coloro che fuggono da un paese devastato, in cerca di speranza e di futuro. Te lo chiediamo nel nome santo di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria,
nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi sia propizio. Volga il Signore verso di voi il suo sguardo e vi dia la sua pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri, dei malati e degli afflitti e che il Dio della pace resti con voi, ora e sempre. Amen.